Ciao cari amici sportivi e bentornati su un nuovo video inerente al mondo del calcio. Oggi parleremo di una breve storia che ha del poetico, dato che si faceva ancora durante la Seconda Guerra Mondiale. Come sappiamo, in ogni regione d'Italia nel 1944-1945 si disputarono dei tornei semiufficiali e uno di questi era quello del campionato siciliano. Fu organizzato dalla Federazione Siciliana degli Sports, emanazione del Movimento Indipendentista Siciliano, che aveva sostituito il CONI nell'organizzazione delle competizioni sportive isolane. L'invito alla partecipazione fu esteso alle squadre che avevano preso parte alle ultime edizioni prima della guerra di Serie B e C, e per questo al torneo fu dato anche il nome di Campionato Nazionale Misto. Ovviamente il torneo a cui ha contribuito in parte anche la FIGC per far giocare alcune matricole risulterà con un livello molto abbassato. La formula prevede 4 gironi all'italiana, con partite di andata e ritorno, in cui le squadre sono suddivise con criteri di vicinanza geografica. Le prime due di ogni girone sono ammesse ai 2 gironi finali, le prime due di questi ultimi alla finalissima 4. Nonostante le notizie riportate sono un po' distorte in merito ai risultati finali, siamo riusciti tuttavia a ricostruire quello che fu l'unico campionato siciliano della storia del calcio siciliano. Infatti vorrei citare le 4 compagini che tuttavia giocheranno il girone finale, ovvero il Palermo, strafavorito per la vittoria finale. Il Siracusa, la Spal Caltanissetta, che sarebbe l'attuale Nissa, e infine l'Alcamo. Menzioni d'onore anche per il club come Juventus Trapani, ovvero l'attuale Trapani, Corda Frates Termini, cioè l'attuale Termitana, e infine Arsenale Messina e Unione Sportiva Catanese, che avevano superato la prima fase. Ma chiaramente le prime 4 citate all'inizio poi vinsero le finali dei rispettivi gironi. Alla fine quel campionato lo vince in scioltezza il Palermo. La compagine siciliana risulta essere l'unica imbattuta del torneo senza pareggiare né perdere mai. Soprattutto nella finalissima riesce ad avere uno score totale di 12 gol fatti e solo 2 gol subiti, che laureerà il Palermo campione di Sicilia. La compagine rosanero, allenata da Beppe Cutrera, ha dalla sua parte un team forte e molto tecnico per gli altri club siciliani, con giocatori del calibro del palermitano Francesco Paolo De Rosalia, dal forte senso della posizione in campo, al catanese Carmelo Di Bella, soprannominato Sette Polmoni, dato che in campo non si stancava mai. Il presidente Giuseppe Agnello, nonostante lo sbarco in Sicilia degli alleati, è riuscito ad imbastire una squadra molto tecnica e tenace, puntando anche su altri profili per quell'inedito campionato, come il portiere Paolo Calò, soprannominato Paolino, l'ala Giuseppe Moncada e infine una bandiera di quell'epoca, come Tanino Conti, detto anche la Roccia, per via del suo fisico e per il fatto che fosse un giocatore dotato di ottima tecnica. Quello era un calcio giocato con le bombe, ma che tuttavia regala un pezzo di storia non solo al club, unico detentore di quel torneo, ma alla Sicilia, che per un anno ha goduto di quel campionato in mezzo al disastro che commetteva l'uomo.